Ben ritrovati! Nel video precedente abbiamo mostrato come misurare l'energia speciale dell'oro. L'oro presenta caratteristiche di unicità nella forma d'onda emessa, così come un altro elemento prezioso, il diamante. Oggi vediamo come misurare l'energia del diamante, che similmente a quella dell'oro, possiede una forza cinetica verso l'alto. Quindi adopereremo anche in questo caso un oscillatore specifico e unico per questo elemento. Questa bacchetta presenta alla sua estremità una semispirale molto più semplice da realizzare. L'inclinazione di 65 gradi serve per far sì che nella flessione della bacchetta, in questo caso di 1,6 mm di diametro, l'asticella della spirale risulti in posizione verticale, quindi perpendicolare al terreno. Anche i diamanti, come l'oro, hanno differenti gradi di purezza. L'intensità del flusso emesso dipende sia dalla purezza che dalle dimensioni. Più sono grandi, più sarà ampia l'oscillazione risultante dalla bacchetta. Se i diamanti non sono grandi o non tanto puri, la bacchetta impiegherà più tempo per assorbire l'energia ed iniziare ad oscillare visibilmente. Si consiglia di assecondare i suoi movimenti nella ricerca del fulcro più intenso del flusso. L'operazione potrebbe richiedere fino a 20-25 secondi di tempo. L'energia emessa dall'oro e dai diamanti mantiene la forza cinetica per lunghe distanze in senso verticale. Fate i vostri test e verificate personalmente l'efficacia di questi strumenti molto semplici. Restate connessi con noi e condividete.